Cioè, amiche e amici, come far cadere un uomo ai tuoi piedi? Se vuoi far cadere un uomo ai tuoi piedi, devi riuscire a non esserne bisognosa, perché questo è il sogno di molte donne. Molte donne vogliono far cadere gli uomini ai loro piedi, ma poi non ci riescono perché diventano bisognose. Allora, nel momento in cui diventano bisognose, iniziano a inseguirli, iniziano a diventare persino alle volte un po' possessive, cercano di fare di tutto per essere in contatto con loro, non riescono più a essere distaccate dal risultato. E quindi cosa succede? Che cadono loro ai piedi degli uomini. E per evitare che questo succeda, invece dall'inizio va impostata la giusta comunicazione, che significa, diciamo, dare degli stimoli molto forti, ma mantenendo il giusto distacco. Questi stimoli forti devono essere stimoli essenzialmente di natura emotiva, quindi deve andare a prendere proprio emozioni forti compresse dentro, quindi devi riuscire a entrare nel Sancta Sanctorum dell'emotività, dove c'è l'abbandono, dove c'è la paura del rifiuto, la disistima, i sensi di colpa, il senso di inadeguatezza. Devi andare ad agire lì per riuscire a destrutturare la parte logico-razionale, perché puoi far perdere la testa, tra virgolette, far sì che un uomo cada ai tuoi piedi soltanto se è destrutturato la parte logica, perché se uno ragiona non perde la testa. Infatti si dice che quando uno è innamorato perde la testa, quando invece può vivere magari un sentimento d'amore, d'affetto, ma un amore meditato, un amore studiato, diciamo così, un amore compensato, il che non è perdere la testa. Può essere un ottimo rapporto, ovviamente, ma se vuoi farlo cadere i tuoi piedi e decidere di fare delle cose che di sua iniziativa non farebbe, come ad esempio magari chiederti di sposarti o di andare a convivere, devi, se lui non è predisposto a farlo, andare ad agire proprio lì, emotivamente nel nucleo fondamentale delle emozioni, e per fare questo devi essere libera, devi dare degli stimoli, devi amplificare i desideri, devi capire quali sono le tensioni sessuali che vive, devi capire quali sono le fantasie sessuali che vive e incarnarle col tuo comportamento, col tuo modo di fare, in modo tale da abbassare le difese logiche. Le difese logiche, che sono la critica, nel momento in cui si abbassa, ti si apre la porta dell'emotività, la porta dell'inconscio, quella parte per la quale tutto è possibile, per la quale puoi interagire tranquillamente con le persone e riuscire a coinvolgerle a livello profondo, però devi entrare lì e quindi devi anche passare dalla serva, che è la parte cognitivo-razionale, quindi devi presentarti come una persona che può andare bene anche la sua parte logica, che non ostacola di fatto la sua parte logica, perché quindi non devi essere né eccessivamente aggressiva né eccessivamente volgare. Devi piacere anche agli amici, fondamentalmente, alle persone a lui vicine. Non devono esserci persone, la madre, i parenti, gli amici che ti mettono i bastoni tra le ruote, perlomeno da subito, perché se te li mettono da subito capisci che lui inizierà a crearsi dei meccanismi di difesa nei tuoi confronti. E se si crea dei meccanismi di difesa non riesci più ad andare avanti da nessuna parte. Quindi questo è fondamentale. Dopodiché puoi stimolare tutta l'emotività, a quel punto lì il gioco comunque è fatto. Ma è importante che la serva, cioè la parte cognitiva, razionale, non precluda la possibilità di vivere una relazione con te. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda, postatela nei commenti e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!